Prende ora la parola il comandante delle truppe alpine, generale di corpo d'armata Alberto Primiceri. Signore e signori, buongiorno. Io vi do il benvenuto alla cittadella degli alpini. A fianco a me c'è il colonnello Canale, che è il vice comandante della brigata taurinense, che è quella che ha avuto il compito principale nell'organizzazione di questa cittadella quest'anno. Volevo ringraziare in modo particolare le autorità civili, c'è il sindaco che poi magari ci dirà anche due parole, il presidente della provincia, il presidente del consiglio comunale, il questore, vedo ci sono parecchie autorità che hanno voluto onorarci oggi qui della loro presenza. Saluto anche le autorità militari, c'è il generale De Vita, che è mio collega di corso e comandante del comando militare dell'esercito dell'Emilia Romagna. Ci sono tanti altri colleghi colonnelli, sia dell'esercito, carabinieri, finanza, forestale, chi più ne ha più ne metta, spero di non dimenticare nessuno. E ringrazio in modo particolare anche il colonnello Capuano, che è il vostro colonnello qui a Piacenza, comandante del secondo, al quale vi prego di fare un applauso veramente, che è il comandante del secondo Genio Pontieri, e che io ringrazio tanto perché ci ha dato ospitalità e ha fatto in maniera, dal punto di vista logistico, che questa presenza militare nei 3 giorni di adunata si svolgesse nel modo migliore. Poi ringrazio tutta la popolazione, soprattutto i giovani, ma non solo i giovani, tutti i cittadini di Piacenza che hanno voluto essere qui oggi per conoscerci e per passare un momento militare con noi. E poi da ultimi, ma non ultimi perché sono i primi, ringrazio ovviamente l'Associazione Nazionale Alpini. L'Associazione Nazionale Alpini con il suo presidente Corrado Perona, che è qui, è la nona adunata. Noi siamo oramai da tanti anni insieme, come diciamo noi siamo due facce della stessa medaglia, gli alpini in servizio attivo e gli alpini non più in servizio attivo. Non si dice mai gli ex alpini, per i piacentini questo lo voglio dire, non esiste la parola ex alpino, perché alpino uno ci nasce, ci diventa, ci cresce e ci resta con quel cappello tutta la vita. Quindi sia gli alpini in servizio che gli alpini non più in servizio sono un'espressione unica ed è bello vedere una cosa del genere. Ringrazio poi il presidente Plucani della sezione di Piacenza e ringrazio anche Geronazzo, mio amico Geronazzo, e ringrazio anche, mi hanno detto, c'è Sua Eccellenza il prefetto, grazie di cuore per la presenza. È il settimo anno che durante la adunata nazionale degli alpini gli alpini in armi si presentano con la cittadella. Abbiamo cominciato 7 anni fa, con allora sempre presidente Perona, a Cuneo, e da quella volta è diventato un appuntamento fisso. Qual è lo scopo di questa cittadella? Lo scopo è quello di fare conoscere quali sono i mezzi, i materiali, le armi in dotazione e chi sono gli alpini oggi, cosa fanno, alla popolazione della città che ci ospita e agli alpini non più in servizio che magari avevano altri materiali, avevano altri armamenti e sono curiosi di vedere cosa c'hanno oggi e cosa fanno gli alpini di oggi. Ecco, questo è stato lo scopo di questa cittadella. Nella cittadella voi potrete vedere le 4 anime delle truppe alpine, l'anima operativa, vedrete cosa facciamo in Afghanistan, vedrete i nostri mezzi, armi d'artiglieria del Genio, gli elicotteristi dell'Aves, i cavalieri del Nizza Cavalleria, gli alpini paracadutisti, i famosi Ranger che operano nelle task force, nei teatri più disparati di questo mondo. Quindi è tutto quello che gli alpini possono far vedere dal punto di vista operativo. A questo scopo volevo anche ringraziare 2 ditte come l'Iveco e l'Astra che hanno disceso a mettere in questa cittadella in esposizione alcuni degli ultimi mezzi che abbiamo acquisito ed alcuni anche di prossima acquisizione. E poi fra poco, nell'ambito di questo settore operativo, avremo anche un collegamento con l'Afghanistan in videoconferenza
dove in questo momento è impiegata la brigata alpina Iulia. Ci sarà il generale Gamba, che è il comandante della brigata, che magari ci racconterà qualcosa di quello che sta succedendo in questo momento in Afghanistan. Poi c'è, dopo l'anima operativa, l'anima vera della montagna, quella alpina, quel filo che noi continuiamo a mantenere teso e saldo con la montagna, perché siamo convinti e sicuri che la montagna continua a essere la vera palestra di vita, e non solo per le truppe alpine, ma per tutti quelli che poi vengono impegnati nell'esercito, nelle forze armate italiane, in impieghi in teatri operativi difficili, colpita da un forte terremoto alcuni anni fa. Ci sono poi i mezzi per individuare e disinnescare gli ordigni esplosivi. Ci sono parecchie cose da vedere. E poi, da ultima, l'anima storica delle tradizioni. Abbiamo portato qui una tenda bellissima curata dal generale Basset, che di storia degli alpini sa più di tutti, e dove viene un po' ripercorsa quella che sono le origini e la storia delle truppe alpine. Molto interessante, e vi consiglio di andare a vederla. E da ultimo, quest'anno, siccome ricorrono i 20 anni dell'impiego degli alpini in Mozambico, abbiamo portato qui, vedete c'è questa bandiera delle Nazioni Unite alle vostre spalle, abbiamo portato alcune materiali e immagini che ricordano l'impiego degli alpini, pensate, allora con alpini di leva in Mozambico nel 1993-94. Ecco, questa più o meno è la cittadella. Io ringrazio la Taurinense e tutti quelli che l'hanno messa in piedi, che ci consente di fare anche questi collegamenti anche al di fuori del continente europeo. E poi consentitemi da ultimo, perché non l'ho nominato, di ringraziare un mio vecchio capo di Stato Maggiore, che è il generale Castagnetti, che mi hanno detto che è qui presente oggi, perché è stato anche lui che ha voluto fortemente questa durata degli alpini qui a Piacenza. Vi auguro una buona visita, vi auguro una buona 3 giorni qui degli alpini a Piacenza, e concludo solo dicendo viva gli alpini e viva Piacenza, grazie.